Buonasera a tutti, se ci siete possiamo iniziare con Mister Giacomarro. Grazie. Mister, dopo un inizio difficile sembrava che la sua squadra potesse portare via un risultato positivo. Almeno un punto, dici. Un punto ci voleva stare, poi alla fine invece... Cos'è successo? La forza d'urto e l'arbitro che l'ha pilotata nel migliore dei modi, purtroppo non siamo riusciti a... Abbiamo vanificato tutto quello di buono che avevamo fatto, perché sull'espulsione non ci ha mai dato, sull'espulsione del 20 della Ternana. Poi ci sono stati dei falli dentro l'area, un fallo di mano netto e non è stato fischiato il rigore, perciò è stato bravo a pilotare giustamente, per come penso io, a una squadra che sicuramente deve lottare per vincere, perciò c'è quella piccola sudditanza che può succedere in queste partite. O sei più forte degli altri o sei più forte degli avversari, e oggi sinceramente... Tranne i primi 20 minuti, sempre quel calcio d'angolo che sappiamo che hanno dei giocatori non forti per la categoria, ancora di più, che hanno piede, che hanno gamba, è normale che una squadra piccola come la nostra deve soffrire. Però dopo ho visto una buona squadra, la mia, con personalità, ho visto gente da parte loro che buttava la palla perché era già in confusione. E questo ti fa sperare bene per il futuro, però ti resta il rammarico che dopo una fatica del genere non sei riuscito a portare più. Grossa difficoltà all'inizio della partita, no? Fino al gol che, devo dire, un errore del portiere evidente. Fino a quel momento c'era stata soltanto la fase difensiva del... Sì, ma la sapevamo. Della vostra squadra. Poi secondo me, secondo lei, no, secondo me, io so quello che penso, quanto può aver influito anche nella dinamica della partita il diluvio che si è abbattuto alla fine del primo tempo? Sì, l'avere sotto più complicato. È normale, però la partita secondo me si era un po' addormentata, non era più intensa come i primi 20 minuti, si era addormentata e perciò solo una giocata di un giocatore importante come può essere... vantaggiato, come può essere Ferrante, come può essere Mamarella, come può essere tanti altri giocatori che sono nella Ternana, poteva solo cercare di portare la partita da un verso o dall'altro. Hanno fatto una giocata, è arrivato col terzo tempo e purtroppo su uno dei tanti cross, perché non dimentichiamoci anche nel primo tempo sia Mamarella sia dall'altra parte l'esterno hanno messo delle palle importanti all'interno dell'area. Poi sono attaccanti che sicuramente hanno fatto 10 anni di Serie B e perciò quando si buttano dentro a peso morto e a cercare la palla hanno una grande differenza rispetto ai miei attaccanti che magari devi arrivare 5-6 volte per fare gol. Questi arrivano una volta e ti fanno gol, ti fanno male. Questa è la differenza fra le varie categorie e soprattutto fra noi e la Ternana. Non pensavo più di perderla. All'inizio, i primi 20 minuti, c'era il rischio veramente di poter prendere pure un'imbarcata, però dopo che abbiamo pareggiato non pensavo più di perdere la partita. Poi si è abbattuto il nome fragile, perciò tante giocate di qualità non si possono fare, devi cercare di tamponare e poi nel momento migliore abbiamo preso il gol, però gli ultimi 15 minuti è stato per me, non hanno avuto più palle importanti la Ternana, noi abbiamo avuto 3 calci d'angolo di seguito, magari siamo stati un po' confusionari, ma il terreno non era dei migliori e perciò era giusto così. Hai preso gol sull'unica giocata importante che hanno fatto nel secondo tempo. Sì, è stato un errore di valutazione perché il nostro difensore andava indietro, Ferrante è arrivato col terzo tempo, era in vantaggio, però ripeto, c'è stata anche la bravura dell'arbitro a gestire l'ultimo quarto d'ora, che sinceramente ci sono degli episodi che si devono andare a rivedere, ma ormai la partita è chiusa. C'è il rammarico perché un fallo su Santanello quando la casa è punito, quando Santanello è stato spinto, e Bertolo c'è un rigore che c'ha la palla in testa e quello l'ha presa con le mani. Ci sono tante situazioni, poi magari la posso perdere pure al 90° la partita, però se ci sono... Aiutaci e dacci il rigore che c'è e poi
per onestà intellettuale, c'era un rigore anche nel primo tempo a favore della Ternana, una trattenuta, si vede in televisione, sull'1-0. Vabbè, però, ma purtroppo sono umani come noi, noi allenatori possiamo sbagliare la formazione, no, sbagliamo a mettere uno all'altro. Per dire che non è stato all'altezza, sicuramente. No, il fatto che mi dà fastidio è loro riescono a pilotare le partite, cioè ogni volta che la palla arrivava dentro l'area della Ternana fischiava, perciò questo è sapere pilotare certe situazioni, l'unico rammarico che c'ho, poi la giornata storta come ce l'ho io come allenatore, ce l'hanno i miei giocatori, ce l'hanno anche gli altri, ma non, è solamente quello che c'ho, il rammarico che una partita che abbiamo fatto è bella, abbiamo sofferto, abbiamo lavorato bene, abbiamo fatto gol, abbiamo avuto la possibilità pure, prima sul 2-1 c'è stato il pallonetto che invece di fare il pallonetto magari tira a botta sicura col terreno viscido e la soluzione migliore era quella. Non riesce a passare in vantaggio, poi la perdi quando la partita si era un po'. Perché ci sono giocatori che fanno la differenza e poi c'è giusto così. Cambia qualcosa? No, assolutamente. Non, assolutamente, noi sappiamo il campionato che dobbiamo fare, sappiamo che dobbiamo soffrire, sappiamo che dobbiamo lottare, dove andiamo, andiamo. Come abbiamo fatto, 40 minuti bene a Reggio, che è un'altra squadra importante come la Ternana. E perciò adesso abbiamo giocato alla grande col Bari, abbiamo perso. Purtroppo a volte sai benissimo che non basta giocare, produrre, ma quando c'è il giocatore che alla prima palla ti fanno male o c'hanno due palle importanti come Ferrante, ha fatto due gol, perciò sono giocatori che ti fanno la differenza in qualunque momento, devi stare concentrato per 98 minuti per cercare di portare. Sì, ma io i ragazzi sono sempre vogliosi, sappiamo che ogni partita fa storia a sé, perciò non ho di questi problemi, cioè abbiamo una grande società dietro, perciò non mi preoccupo assolutamente di niente, dobbiamo lottare con le squadre al pari qualità che abbiamo noi per cercare di rimanere in queste categorie, perché sappiamo che non è più il campionato dell'anno scorso, questa è una B2 importante. L'anno scorso la Ternana, se mi ricordo bene, non ha fatto, spendendo pure i soldi, non ha fatto neanche playoff, non è arrivato nei primi 10. Qua se tu vai a vedere le prime 10 che ci sono quest'anno, sono tutte squadre di un certo livello, blasone, squadre che hanno un pubblico, che hanno una società forte dietro le spalle, perciò non possiamo competere con noi con queste società, con queste squadre. Bene, grazie a tutti, grazie a tutti. Buon lavoro e buona serata.